Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con lo Sport in TV, occhi puntati ovviamente sul girone A del campionato d'eccellenza. Anche questa sera una puntata ricca di contributi filmati, di temi da analizzare a partire dalla vetta della classifica con il duo composto dal Dattilo e dal Licata, con un Marsala che vince con testa contro la Pro Favara, con un Mazzara che risorge a Palermo contro il Monreale, con un Alcamo che pareggia ma che in settimana è stato investito dalle dimissioni come un fulmine a ciel sereno da parte di mister Guida, e un Canicattì che perde in casa dopo ben 2 stagioni. Tutti i temi che andremo ad affrontare con i nostri ospiti in studio, che vado a presentare a partire dalla mia sinistra, i due opinionisti della trasmissione, Pino Licata e Pietro Vellutato. Buonasera e ben ritrovati a entrambi. Buonasera. Alla mia destra, prima apparizione stagionale per il segretario del Mazzara Calcio, Vito Denaro. Buonasera Vito, Buonasera a voi, a grazie tutti per gli aver spettatori. accettato il nostro invito. È tornato a trovarci anche il collega giornalista Tommaso Ardagna. Ciao Tommaso, Buonasera, buonasera a tutti. grazie a te per aver accettato il mio invito. Iniziamo subito forte perché abbiamo tante cose da vedere, delle quali parlare. Vediamo innanzitutto risultati e classifica dopo la quarta giornata di campionato. Campionato d'eccellenza, girone A, quarta giornata, Atletico Campofranco Licata 1-3, Caccamo Casteldaccia 4-1, Canicattì Parmonval 1-2, Cus Palermo Alcamo 2-2, Dattilo Castelbuono 2-1, Camarat Mussomeli 3-0, Marsala Pro Favara 1-0, Monreale Mazzara 0-2. La classifica in testa, il Dattilo e il Licata con 12 punti, poi Marsala 10, Parmonval 8, Canicattì, Caccamo e Cus Palermo 7, Mazzara 6, Alcamo e Atletico Campofranco 5, Casteldaccia e Camarat 4, Monreale 3, Castelbuono, Pro Favara, Mussomeli 0 punti. In settimana si sono giocate anche le partite di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia d'Eccellenza. Per quel che riguarda il girone A, il Mazzara ha perso 3-2 a Dattilo, ma ha passato il turno in virtù della vittoria per 5-1 ottenuta all'andata. Il Cus Palermo ha ribaltato contro l'Atletico Campofranco la sconfitta per 1-0 dell'andata, vincendo in casa per 2-0. Poi ribaltone anche a Licata, dove i padroni di casa hanno battuto il Canicattì per 3-1 e hanno ribaltato così la sconfitta per 1-0 dell'andata. Infine la Parmonval ha eliminato il Castelbuono, vittoria casalinga per i palermitani per 1-0 dopo lo 0-1 esterno ottenuto a Castelbuono. Dunque vanno nei quarti il Mazzara, il Cus Palermo, il Licata e la Parmonval, da attendere ancora date ed accoppiamenti per il prossimo turno. Torniamo però al campionato, 2 squadre in vetta, lo avete visto dalla classifica, il Licata e il Dattilo. Iniziamo vedendo assieme le immagini relative alla vittoria esterna del Licata contro l'Atletico Campofranco. Amici sportivi, buon pomeriggio da Campofranco. Licata in avanti con Castagna, eccolo, limite del rigore, ancora Castagna, Castagna, il limite! Il tiro di sinistra non va. In porta, maglia arancione per lui con calzettoni e calzoncini in nero. Parte Polito da calcio di punizione, direttamente in aria, troppo! Sugliacolo traversa e gol! Campofranco in vantaggio! Campofranco in vantaggio, 1-0, amici ascoltatori, amici di Facebook, ha segnato l'Atletico Campofranco. Di contro 2 squadre che devono contendersi il campionato, il tiro e il gol! Straordinario, ha segnato Tumbonello, il Licata ha pareggiato, Giorgio Tumbonello, 19° minuto, Giorgio Tumbonello dal limite, il destro all'angolino, 1-1, il Licata ha pareggiato. In aria. C'è Maltese in aria, parte dalla bandierina e Evola, il portiere del Campofranco, la spara via, poi Castagna, sulla linea di porta, batti e ribatti, se la cava il Campofranco. Pronto al 2° minuto di questo secondo tempo, Evola direttamente in area di rigore, basso, tagliato! Maltese non va! Davvero rischioso il retropassaggio di testa a petto per Peppe Pira, si vede comunque che non è da molto che gioca, diciamo così, in questa posizione. C'è il Campofranco con l'azione straordinaria di Mesi, quasi un pasticcio del propositivo Leandro Rizzo, poi c'è Tamburello sulla corsia di sinistra, ancora Tamburello, il cross basso, Peppe Dama, il gol, ha segnato Peppe Dama, Peppe Dama ha segnato, il Licata è in vantaggio, Peppe Dama l'ha messa, 2-1 Licata,
in trasferta, ha segnato Beppe Dama. Che giocatore straordinario, vede la porta come pochi, amici ascoltatori. Sul terreno del Campofranco, il Licata è 10 contro 11, punizione, Beppe Dama parte direttamente sul pressione, il portiere, Cusimano ci mette una pezza, questo le bombe a piedi, poi il rigore, rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Fallo netto su Matera, calcio di rigore, parte Peppe Dama, rete, 3-1, Peppe Dama, 3-1 Licata, gara in ghiaccio. Dopo le prime quattro giornate è in linea anche con quanto deve fare, la gara è terminata, è finita la partita. Prova di forza del Licata di mister Angelo Galfano, una squadra rimaneggiata con 6 assenze, una vittoria in rimonta dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa e poi con una doppietta siglata dall'attaccante Dama, due gol siglati poco dopo essere stato mandato in campo da mister Galfano. Pino Licata, anche questi sono segnali di una stagione che è iniziata davvero nel migliore dei modi per il Licata. Sì, proprio una prova di grande carattere. Dopo lo svantaggio iniziale, il Licata è riuscito a capovolgere il risultato nel suo favore e questo denota che è proprio la compattezza della squadra e la solidità, perché pur mancando 6 giocatori, il Licata ha mostrato il grande carattere, la grande personalità. Ha vinto meritatamente proprio in un campo, a Campofranco, un campo piccolino, è difficile fare punte. Quindi una grande squadra che giustamente non nasconde le proprie ambizioni verso l'alta classifica e sarà dura per tutte. Prima di sentire Pietro Vellutato, sentiamo cosa ha dichiarato il tecnico del Licata, mister Angelo Galfano, ai microfoni dei colleghi di Licata. Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, adesso la classifica si fa importante anche se siamo solo ad un mese dall'inizio del campionato, ma vincere le prime 4 partite di campionato non è facile in nessun torneo, forse nemmeno se prendiamo quelli professionistici, 4 vittorie nelle prime 4 partite è sempre dura realizzare. Il Licata lo ha fatto oggi, mancavano 5-6 elementi importanti che sono dei potenziali titolari, in primis il capitano Riccobono. Il Licata ha risposto bene, è andata sotto, poi la reazione della squadra è stata importante. Penso che hai detto bene, mancavano 6 giocatori importantissimi, ma noi non abbiamo mai parlato di questo, perché credo che tutti quelli che sono andati in campo fino ad oggi hanno fatto in pieno il loro dovere, questo grazie alla rosa ampia che mi ha dato la società. I ragazzi, pur subendo un gol su un calcio da fermo, hanno reagito subito bene. Non abbiamo mai rischiato niente, siamo andati subito, abbiamo fatto l'1-1 e poi nel secondo tempo abbiamo forzato un po', loro giustamente si difendevano e partivano in contropiede, però tutto sommato non abbiamo mai rischiato, poi non abbiamo fatto il secondo, abbiamo anche poi fatto il terzo, l'abbiamo chiuso, quindi complimenti ai ragazzi. Il terzo è arrivato con un episodio che ha favorito, tra virgolette, il Licata, nel senso il rigore, la squadra è stata 10 contro 11, episodi che girano dalla tua, quando è la stagione giusta, mister? Ma no, l'episodio, ormai lì la partita era chiusa sul 2-1, ormai la partita era quasi chiusa, il rigore era netto, voglio dire, non è che loro erano rimasti in 10 prima, quindi non è questo episodio che ha cambiato, diciamo, il corso della partita, ormai la partita era chiusa. Pietro Vellutato, abbiamo sentito mister Galfano, è davvero la stagione giusta, può essere davvero la stagione giusta per questa squadra che fino a questo momento non ha sbagliato un colpo. Angelo, allenatore del Licata, si evince che tutto l'ambiente del Licata è convinto che questo campionato lo vinceranno, perché ha parlato con una certa certezza. Quando lui dice sì, d'accordo, c'è stato il rigore o l'espulsione, ma già il risultato era acquisito, 2-1, e lui intendeva dire che secondo me non soltanto il 2-1 dal punto di vista numerico, quanto dal punto di vista della qualità del gioco che le squadre tutte e due esprimevano, che il Licata era superiore, lo si vedeva subito. È una squadra allestita per vincere questo campionato, non fanno giochini a nascondino, non dicono ci dobbiamo salvare e poi si vede,
Noi siamo scesi in campo in questo campionato con lo scopo di vincerlo. D'altronde era la squadra che ha un attacco più forte del campionato. Sono 10 gol all'attivo e in 4 partite la media è di 2 gol e mezzo a partita. Mi pare che già è un buon rullino di marcia questo. Indubbiamente è la squadra da battere, come abbiamo sempre detto noi qua. Le altre che sono? Si pensa al Marsala, si pensa al Canegatti, ma si parla del Dattro, ma sono tutte squadre che ancora devono dimostrare una continuità, anche se il Marsala con i suoi 10 punti sta dimostrando di essere pure alle calcagne della capolista, ma la squadra da battere rimane il Licata. Vito Denaro, dall'alto della tua esperienza pluriennale, come ha detto, ai lavori sul Licata, il tuo giudizio qual è? È la squadra da battere o no? Diciamo, per l'organico che c'ha, come d'altronde il Marsala, sono le due squadre che sicuramente a lungo andare, se non ci sono altri tipi di problemi, dovrebbero fare un ottimo campionato ed essere loro quelli che gestiscono, diciamo, la testa della classifica. Però nel calcio tu sai che oltre ad avere giocatore, oltre ad avere avere un po' di fortuna, bisognano altre componenti per riuscire ad arrivare a marzo, ad aprile con la stessa società. Quando parli di altre componenti, immagino che tu pensi alla società, alla solidità di una società. La solidità di una società, perché prendere i giocatori e poi a dicembre, come capita ogni anno, vedere squadre che si sono attrezzate per vincere, a dicembre rompere tutto e uscirne fuori un'altra, come è capitato negli ultimi 6-7 anni, non è che è la prima volta, quindi si spera che non sia così, quindi che le squadre che cominciano bene finiscano bene, però io ho sempre i miei dubbi in questa categoria. Tommaso, comunque fino ad ora il Licata non ti è smentito, a parte le 4 vittorie consecutive in campionato nelle prime 4 giornate, anche il passaggio dei 2 turni di Coppa Italia, e sarà anche una delle possibili avversarie del Mazzara. Sicuramente una formazione che sta rispettando le aspettative di inizio stagione dopo un mercato importante, una società solida che ha puntato tutto su un buon gruppo e un ottimo allenatore. Finora 4 vittorie, 4 su 4 la stanno dicendo lunga, e soprattutto lo sta dicendo molto la gara vinta a Campofranco, dove la squadra di Calfano è riuscita a mettere il sigillo all'incontro, nonostante era rimasta in 10, nonostante lo svantaggio iniziale, ha saputo subito reagire. Questi sono segnali, come si diceva pochi istanti fa nel frame che abbiamo appena visto, segnali importanti di una stagione dove finora gira tutto bene e ci sono le premesse per poter così continuare, ma come diceva il nostro amico Vito Denaro proprio in questo istante, si sta a vedere anche da qui in avanti se riuscirà la società a rimanere, a mantenere questa solidità dimostrata finora, e soprattutto se tante altre squadre lottano per la prima posizione, per un posto di privilegio nella corsa alla prossima Serie D, si sta a vedere se effettivamente avranno le possibilità di rincorrere un Licata che finora sembra, insieme al Dattilo, una lepre che è già scappata. E a proposito del Dattilo, altra formazione protagonista di un avvio di stagione davvero eccellente in campionato, domenica scorsa vittoria casalinga per 2-1 contro il Castelbuono, in gol il solito De Luca, in gol anche Vito Buono, che ha siglato la prima rete con la nuova maglia della formazione di Pacheco, mentre il Castelbuono se ne è tornato via con 0 punti, ma con almeno il primo gol all'attivo in campionato. Vediamo allora l'immagine e poi ne parliamo in studio con gli ospiti. Pallone per Convitto, buono il controllo di Convitto, rientra sul destro Convitto, buono il cross, De Luca, ci arriva un pallone basso, corto, raso terra, fine in qualche modo, passa, poi c'è il tiro da parte di Paladino, che occasione per Gaspare Paladino. Fina, tocca il pallone per Buono, che ha spazio, può avanzare Vito Buono, pallone sul sinistro, para però Calderaro senza problemi di Vito Buono.
Attenzione allo spazio per Giordano che fa la conclusione. Occasione da una parte e dall'altra. Prova Giordano a infilarsi all'interno della rigore. Pallone per Saluto che può andare alla conclusione. Pallone che sfila. Arriva il fischio adesso, poi è uno schema. Tutto solo! Tutto solo, Vito Bono. Convitto il pallone sulla destra per Iannazzo. Il cross è buono per De Luca! Fuori gioco, fuori gioco. Scodella in avanti, De Luca di testa, la sponda, però Convitto non ci arriva. Poi la palla torna a De Luca che la dà Convitto. Uno contro uno, Convitto con il mancino! De Luca! Ancora! Ancora fuori gioco! Inizia adesso il secondo tempo. Sembrava davvero non esserci quel fuorigioco di Agostino De Luca. Sulla sinistra Convitto, il pallone in mezzo, la sblocca subito, stavolta gol, Vito Bono, il primo gol in campionato con la maglia del Dattilo Noir di Vito Bono. Convitto rientra, pallone servito da Bono, ancora Convitto, il tentativo da parte di De Luca, ancora portiere che si tocca la coscia, stavolta però non è calcio d'angolo. Lo vediamo, rimane all'indietro, Convitto, il pallone filtrante per Iannazzo, posizione regolare, un rigore in movimento, sventagliata in avanti con il numero 3 che si addormenta, il pallone per De Luca, De Luca, De Luca, De Luca, Agostino De Luca mette il pallone in fondo al sacco, il raddoppio del Dattilo Noir. Rientra sul destro, va al lancio per Bonvissuto che vince un rimpallo, va alla conclusione e trova il gol, il primo gol in campionato, il Castelbuono. Bonvissuto, il lancio, cinque mani, Bonvissuto, il sinistro, forse fallo anche su cinque mani. Convitto, prova la conclusione, la parata al lato di Calderaro. Vito Denaro, il Licata è partito con i favori del pronostico all'inizio di questo campionato, il Dattilo invece secondo te è una formazione che può arrivare fino in fondo, dire la propria, magari giocarsi la vittoria del campionato, una società che anche se quest'anno ha cambiato allenatore dopo tanti anni si conferma comunque ai vertici del calcio provinciale dilettantistico? Allora, come dicevo poco fa, ci sono tante componenti nel calcio, questa squadra è una squadra che non ha né pressione né che deve vincere per forza, quindi quando va a giocare, se voi vedete, gioca con una certa tranquillità e serenità, siccome qualche individualità ce l'ha, tipo Bono, De Luca, Convitto, quindi è una squadra che c'è da pigliarla con le pinze, diciamo, perché è una squadra che gioca, fa risultato, come domani può perdere per prendere 3-4 gol, ma per loro è normale, è una squadra, lo fai come diciamo noi, la squadra che potrebbe offsider, che potrebbe effettivamente dare fastidio a qualcuno. Pietro Vellutato parlava di tre giocatori, Vito Denaro, che comunque riguardano il reparto offensivo, però anche in difesa questa squadra si sta comportando benissimo, perché nelle prime quattro giornate ha subito soltanto un gol. No, è una squadra che, come dicemmo noi la settimana scorsa, e se la gioca tutta secondo me per entrare nei playoff. Io non la vedo una squadra da battere o che possa alla lunga vincere il campionato. Se poi i fatti mi daranno torto, ho sbagliato nella valutazione, ma questa squadra, senza tenere conto dei movimenti che potranno esserci in tutte le squadre a dicembre e gennaio nell'apertura delle liste, io credo che è un'ottima squadra, una squadra che farà un bellissimo campionato, ma non la vedo tra quelle due o tre squadre che mirano a vincere il campionato. Tommaso. L'altro è sicuramente una formazione di tutto rispetto, soprattutto per i giocatori che ha in organico, e Vito Bono sicuramente una marcia in più che aggiunge fantasia, qualità e gol alla manovra. È chiaro, come dice Vellutato, che probabilmente formazioni come Licata e Marsala partono più avvantaggiate per via della caratura tecnica maggiore che dimostrano. Il Dattilo per il momento è lì, non è una squadra che parte con avendo come obiettivo la vittoria del campionato, sicuramente uno degli obiettivi può essere quello di rientrare nei play-off.
è una formazione che finora ha fatto vedere delle cose buone e sicuramente potrà rimanere in alto fino alla fine. Pino Ricalta, sul Dattilo. Beh, credo che faranno un ottimo campionato perché, ecco, secondo me non c'è la pressione del pubblico, la squadra è buona, oltre, ricordiamoci fra l'altro che tra le proprie file gioca un certo Iriace che sempre fa i suoi 12-10 gol, quindi è sempre un ragazzo puntuale all'occasione ed è uno che secondo me meriterebbe ben altre categorie. Per cui dicevo, la pressione del pubblico fa tanto e credo e immagino che farà senz'altro un ottimo campionato, però sempre lì siamo. Il problema è se lo vuole vincere il campionato o non lo vuole vincere. Questo l'ultima volta che hai detto così in riferimento a una formazione della provincia di Trapani, poi ma, che la Folgore è andata in Serie D, poi è finita come è finita. Ma l'ho detto, che la Folgore era la squadra migliore, vede che io, ecco, questa secondo me sarà una squadra che combatterà spalla a spalla con il duo Marsala Licata. A proposito del Marsala, introduciamo l'argomento Marsala, possiamo vedere le immagini relative al gol di Davide Testa che ha deciso il match disputato domenica scorsa al Nino Lombardo Angotta contro la Pro Favara, un Marsala che finora ha segnato soltanto 3 gol, non ne ha subito però nessuno, un Marsala che adesso si attesta al terzo posto a quota 10 punti, a 2 lunghezze dietro il duo di Testa Dattilo Licata. Lo aveva detto venerdì scorso l'ex direttore del Paceco, direttore sportivo del Paceco Bartolo Licata, Testa appena si sblocca non si fermerà più e Testa si è sbloccato, Vito De Naro consegnando 3 punti importantissimi alla squadra, ma soprattutto un'ulteriore dose di fiducia e ottimismo in un ambiente che aveva bisogno di ripartire in maniera così positiva. Vito. Come ben sappiamo, il problema del Marsala non è tanto a livello diciamo di calciatori, anche perché Testa e qualche altro, insomma più di qualche altro, gente di categoria e forse anche di categoria superiore. Il problema era all'inizio che c'erano 2 presidenti, ora non si capisce se ce n'è uno, ce ne sono ancora 2. Quindi vedete. No, ce n'è uno, c'era Chianetta qui la settimana scorsa, quindi, è rimasto socio, ma non è più presidente. Quindi ripeto, in Marsala come in Licata sono 2 squadre blasonate. Quindi devono cercare di stare tranquilli, farsi la propria partita ogni domenica e con quello che si ritrovano dovrebbero, perché poi nel mondo del calcio c'è sempre un forse, essere le 2 squadre che dovrebbero lottare per il campionato. Pietro Vellutato, il Marsala sta comunque dissipando in questa maniera, con i risultati sul campo, con il gioco, tutte le ombre, se vogliamo, i dubbi che giravano attorno al mondo calcistico lillibetano fino a qualche settimana fa. Ma i risultati danno ragione alla Marsala, tecnicamente non l'abbiamo scoperta noi, è una squadra che è stata anche allestita dalla classe dirigente per vincere questo campionato, perlomeno tentare di vincerlo. Se poi strada facendo dovessero sorgere delle novità non tecnicamente inerente ai calciatori ma per altri fattori, nessuno lo può prevedere, però questa squadra è allestita assieme appunto a Licata e a qualche altra squadra per vincere questo campionato. Ora poi c'è un pubblico che è uno dei pubblici più competenti e più affluenti allo stadio che c'è in tutto il girone, perché i precedenti del Marsala, del Licata, perché no anche dell'Alcamo, del Mazzara, del Canicattì, sono di livello superiore. E io ho sempre detto che non è il pubblico che deve tirare la squadra, è la squadra che deve tirare il pubblico, soprattutto nei dilettanti, perché ci sono tanti altri motivi perché lo spettatore possa non andare al campo, piogge, la televisione di Sky o di Premium, per cui se la squadra fa appassionare il pubblico, se la squadra è vincente, se la squadra fa divertire il pubblico, il tifoso ci va. Diversamente una buona, se non una buonissima parte di quel pubblico che sarebbe andato a vedere il Marsala o il Mazzara o altre squadre nelle forme migliori
di quella squadra, ma se la squadra non esprime il gioco, non esprime volontà di giocare, non porta risultati, la gente si allontana. Ed è un fatto fisiologico, non è soltanto nel Mazzara o nel Canicattio o nel Mazzara. Tutto il pubblico dei dilettanti da un ventennio a questa parte è attaccato al risultato e al gioco della propria squadra. Tommaso, sul Marsala. Ma credo che il Marsala, al di là della falsa partenza e l'eliminazione in Coppa Italia, resti comunque un organico di tutto rispetto, costruito per vincere con una società forte. È chiaro che finora magari sul piano del gioco non ha così entusiasmato, però una squadra che potrà soltanto crescere, i risultati a favore comunque lo dimostrano. Resterà da vedere da qui a dicembre, da qui a gennaio, quale sarà la posizione della squadra azzurra, se rimarrà in lotta per cercare di vincere il campionato in maniera diretta o se comunque dovrà cercare, tra virgolette, così di arrangiarsi cercando di superare la categoria attraverso i playoff. Pino Ricato. Beh, io ho rivisto giocare domenica il Marsala contro il Profavara. Devo dire che mi ha di nuovo convinto. È un'ottima squadra, ha buoni giocatori di buon livello, adatti alla categoria. Ognuno ha 4-5 campionati alle spalle, non gli manca l'esperienza. Per quanto riguarda il pubblico, devo dire che mi è sembrato di vedere un po' di entusiasmo in più rispetto alla prima partita. Quindi diciamo che i segnali ci sono e sono positivi. E credo che assieme al Licato saranno proprio le battistrade di questo campionato. Dopo una terza incomoda, appunto, come dicevo, potrebbe essere il Dattolo, là dove c'è la serenità e non nella pressione del pubblico. E ci sarebbe anche il Canicattì, del quale parliamo tra poco dopo la pausa pubblicitaria. Seconda parte dello Sport in TV, continuiamo il nostro viaggio nei servizi delle partite della quarta giornata del girone del campionato d'eccellenza. Ci andiamo a vedere adesso il servizio relativo alla partita Canicattì-Parmonval, sconfitta a sorpresa se vogliamo per il Canicattì, in vantaggio dopo 20 secondi con Cordaro e poi sconfitto per 2-1, una sconfitta che allo stadio di Canicattì non si vedeva da circa 2 anni. Vediamo. Alla ricerca della continuità. Dopo le vittorie su Profavara e Casteldaccia, il Canicattì cerca il tris di successi consecutivi in campionato. Tra l'arbitro e i suoi assistenti è tutto pronto, comincia qui Canicattì Parmonval. Accetta Bognanni, si passa a sinistra da Montana Lampo, dentro a cercare Cordaro. Attenzione perché Cordaro si è già inserito, Cordaro subito! E il Canicattì dopo 20 secondi passa subito in vantaggio. Lo fa. Prova il sinistro a giro che finisce largo. Cordaro, ottimo il suo controllo, riesce a toccare per Prestia che accelera, va via in velocità. Arriva il cross per Romeo, palla rimane lì, la conclusione è poi alta di Romeo. Visto il pressing operato da Cincotta, qui prende palla a tre piedi, va giù, calcio di rigore, il fallo è su Messina. Parte Bonito, intuisce ma non può arrivare Drammè, il pareggio della Parmonval al 24esimo con il suo capitano. Verticalizzazione per Cordaro, che passa, non c'è fallo, Cordaro rientra, prova il sinistro che si spegne alto, ancora Cordaro. Cordaro si gira, va al cross, Romeo dentro per Prestia, chiuso! La sponda per Picone che si coordina, colpisce bene Drammè in due tempi. E tre piedi, va a battere Accetta. Lascia poi l'incompensa a Prestia, palla dentro, non arriva nessuno, né Romeo né Cipolla, la deviazione con mezzo Prestia, Pirrotta la sponda per Tedesco che si coordina, colpisce bene il pallone, però si perde sul fondo, si era coordinato benissimo. Dentro Prestia, San Giorgi, c'è ancora fuori gioco, ancora fuori gioco, ancora fuori gioco. Il cross e l'inserimento e il gol di Bartolomeo Caronia al 42esimo, all'improvviso il vantaggio della Parmonval. Palla dentro di Cordaro, allontanato. Prestia ultimo uomo, si coordina e il pallone fuori di un soffio.
brivido finale a un passo da un gol che avrebbe strameritato Giuseppe Prestia. Finisce qui la Parmonval, fa l'impresa, batte 2-1 il Canicattì. Vito Denaro, alla fine del servizio il collega parlava di impresa della Parmonval, la si può definire così? Sì, con i valori tecnici in campo sì, è un'impresa, anche perché Canicattì ha 6-7 elementi di categoria, la Parmonval ce l'ha pure. Canicattì è una squadra che non perdeva in casa da 2 anni, vero, giocava in promozione, quindi, però è una squadra ben costruita. Il problema è che il terreno di gioco, vedete che ancora a tutt'oggi abbiamo... Ecco, io lì ti volevo chiedere questa cosa, magari è una fesseria, il fatto che la squadra che sia riuscita a espugnare questo campo è una squadra che gioca questo campo, il campo. Che ha questo campo, diciamo un campo simile. Quindi lì poi c'è stato anche, diciamo che la Parma l'ha raggiunta all'ultimo minuto, ha avuto delle occasioni il Canicattì per passare in vantaggio, purtroppo nel calcio ci sta pure questo, quindi penso che il Canicattì dirà la sua nel campionato. Pietro Vellutato, può rappresentare comunque per l'ambiente di Canicattì un duro colpo questa sconfitta, perché la partita si era messa subito bene, dopo 20 secondi il gol del vantaggio, poi subire una rimonta del genere senza riuscire anche un po' per sfortuna a portare via magari un pareggio, può essere un contraccolpo per una squadra che ha tanto entusiasmo, per una città che ha tanto entusiasmo, ma che magari si affaccia all'eccellenza dopo tanto tempo? Ma non credo, perché a Canicattì, come a Mazzara o in altre città di un certo spessore e di un certo passato calcistico, queste sorprese si assorbono facilmente, soprattutto se domenica il Canicattì dovesse andare a vincere a un bel incontro domenica, il derby, anche lì si vede la statura della squadra, se appunto supera o meno la botta presa in casa. Quella di domenica è stata sicuramente la sorpresa di tutto il campionato, perché nessuno poteva pensare che il Canicattì perdesse in casa con il Parmonval. Però ripeto, siamo ancora all'inizio. Il potenziale tecnico del Canicattì è indiscutibilmente di alto livello per queste categorie. Domenica c'è un'altra prova non indifferente, perché si incontrano le prime 4 squadre, o quantomeno quelle più importanti. Quattro su cinque. E Marsala va a Dattero, mentre Canicattì va legata. Sono due incontri che possono cominciare a tracciare un certo solco al campionato, quantomeno nel giro di andata. Tommaso Ardagna, questo Canicattì è una variabile importante di questo campionato? Fa impressione come ha giocato finora, i risultati che ha ottenuto, una matricola che, se così possiamo definirla, si trova già dal lato sinistro della classifica e che già insidia le prime posizioni. Ma come aveva annunciato alla vigilia del campionato il Canicattì, una formazione che puntava in alto, nonostante una stagione da neopromossa, nonostante l'assenza da un po' di tempo da un campionato regionale d'eccellenza. È chiaro che gli incidenti di percorso ci possono stare contro una Parmonval finora motivata e rilanciata dalla possibilità anch'essa di stare sul treno delle prime, rilanciata dall'attuale quarto posto. Del Canicattì sicuramente ne sentiremo parlare, perché resta comunque una formazione che almeno sul suo campo renderà la vita difficile a chiunque. Pieno Riccardo, sul Canicattì ma anche sulla Parmonval, che è protagonista davvero, come sottolineava Tommaso, di un buonissimo avvio di campionato. Volevo dire appunto che è stata la sorpresa della settimana, non tutti si aspettavano certamente questa vittoria della Parmonval, ma credo comunque che sia stata agevolata questa vittoria. Mi vorrei sbagliare anche dal fatto che il Canicattì subito è andato in vantaggio, magari hanno sottovalutato un po' quella che era la gara. La Parmonval sempre è una squadra istrionea che sembra che non morde, però fa, quando va avanti fa male. Dopo tutto ha un esterno alto sinistro, Messina, che ha giocato nel Mazzara, molto veloce,
che rende le difese un po' tutte, gli fa prendere dei pensieri a tutte le difese. E dopo, come proprio la caratteristica dei palermitani, mentre sembra che tutto sia tranquillo, loro stanno lì ad aspettare fino a che ti colpiscono. Infatti al 42esimo sono andato in vantaggio e quindi è un bel risultato per il Canicattì. Deve fare un po' di mea culpa, ha sciupato, ha avuto delle occasioni, le ha sciupate, però il calcio è questo, quindi se nella palla non si mette dentro, prima o poi si paga. La vittoria sulla Palmanvalla io credo che alla fine sia meritata. Iniziamo adesso a parlare del Mazzara, che aveva bisogno di una vittoria per mettersi alle spalle due settimane difficili caratterizzate dalla sconfitta fuori casa con il Dattilo e poi in casa con il CUS Palermo. È arrivata una bella e confortante vittoria a Palermo contro il Monreale. Vediamo il servizio. Vittoria doveva essere, vittoria è stata ieri pomeriggio per il Mazzara, che è tornato con tre punti preziosissimi da Palermo. 2-0 il risultato finale del match contro il Monreale, disputato allo stadio Santo Canale, valido per la quarta giornata del girone A d'eccellenza. Una vittoria toccasana insomma per tutto l'ambiente giallo-blu, dopo le due sconfitte consecutive subite contro il Dattilo prima e il CUS Palermo dopo, che si spera possa riportare un po' di serenità e ottimismo ai canarini. Contro il Monreale, mister Bruculeri, che ieri non si è seduto in panchina per via della squalifica comminatagli dal giudice sportivo, ha schierato per la prima volta tra i pali di carro e ha disposto i giocatori con il 4-3-3. Il Monreale era privo dell'ex canarino Cristian Giacalone, infortunato, mentre il Mazzara ha dovuto rinunciare a Calicetto e Spadaro per infortunio. Gli ospiti hanno iniziato la gara con il piglio giusto, anche se la prima azione degna di nota è stata del Monreale, con un calcio di punizione dalla posizione defilata, battuto da Russo e respinto con i pugni dall'attento di Carro. Due minuti dopo arriva invece la prima grande occasione per i canarini, Gomez approfitta di un rimpallo e si presenta tu per tu con Ilardi, che effettua una gran parata ed evita la rete. Il Mazzara insiste, al 22esimo attacca con Rosella sulla destra, cross in aria per il ben appostato Cortese, ma il colpo di testa dell'attaccante mazzarese non sortisce gli effetti sperati. Tre minuti dopo ancora i canarini vicino al gol, Favero lascia partire un tiro dalla distanza che va a sbattere sulla parte alta della traversa della porta difesa dai larghi. Gli sforzi dei gialloblu vengono comunque premiati al 30esimo, ancora Rosella orchestra sulla fascia destra e cross in aria, dove questa volta Cortese colpisce bene la palla e di testa trafigge i larghi. Per l'attaccante si tratta del primo gol in campionato, il quarto stagionale dopo la tripletta messa a segno in Coppa Italia contro il Dattilo. Al 39esimo altra chance per gli ospiti, questa volta su calcio di punizione, batte Licata, respinge i larghi. Due minuti dopo ci prova Gomez di testa su calcio d'angolo battuto da Licata, palla fuori di poco. Nel recupero ancora Licata cerca la via del gol su calcio di punizione, tiro troppo alto. Nella ripresa il Mazzara ritorna in campo con gli stessi 11 del primo tempo, mentre il Monreale lascia negli spogliatoi il giovane Tuzzolino al suo posto De Luca. Al 14esimo il direttore di gara, il signor Carlo Virgilio di Agrigento, allontana dal campo il tecnico dei padroni di casa Marramaldo per proteste. Al 20esimo ancora un calcio di punizione per il Mazzara, il solito Licata calcia e Ilardi deve rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 35esimo i padroni di casa hanno la ghiotta occasione per pareggiare con De Luca, ma uno strepitoso di Carlo in uscita salva la porta del Mazzara. Nei minuti di recupero arriva il raddoppio dei canarini, azione di Gomez sulla sinistra, cross in aria per l'accorrente Favero che di prima intenzione batte i larghi. 2-0 in match chiuso, i gialloblu dunque vincono e ottengono tre punti preziosissimi per il prosieguo del campionato. Pietro Vellutato, la possiamo definire davvero una vittoria toccasana per il Mazzara, che ridà un po' di tranquillità a tutto l'ambiente? Certamente sì, ci voleva questa vittoria anche per evitare che nell'ambiente si creasse un pessimismo più esagerato di quanto poteva in effetti trattarsi. È stata una vittoria meritata, una vittoria voluta. Abbiamo visto che i ragazzi non hanno, anche sull'1-0, mollato. Il secondo gol lo si voleva e lo si è avuto. Questo Mazzara in avanti ha un valore aggiunto, per me Cortese per queste categorie è un valore aggiunto. Gli altri hanno giocato tutti bene, però Cortese appunto assieme al mediano, al centrocampista che ha fatto la seconda rete, sono Favero, sono due elementi
molto valide per questa categoria, anzi quasi leggermente sprecate, direi. A me è piaciuto che si sia tornato al 4-3-3, perché così si dà più forza al centrocampo e si dà più possibilità ai tre centrocampisti di giocare con maggiore serenità, perché con due solo centrocampisti quasi sempre al centrocampo la supremazia l'avrebbe avuto l'avversario. Vito Denaro, una vittoria che immagino da tutti voi del Mazzara sia stata accolta in maniera molto molto positiva. Io prima di parlare del Mazzara volevo fare un annuncio. Ci saremmo arrivati, ma se lo vuoi fare adesso lo facciamo adesso, anche perché prima di parlare del Mazzara volevo comunicare, il presidente mi ha caldamente diciamo di dirlo, che domenica in occasione della gara con il Camarat ci sarà la presentazione del top manager, il dottor Rodrigo Cipriani Foresio, che come tutti ben sapete quest'estate a Taormina con in capo il presidente Franzoni e anche con diciamo, l'aiuto del vicepresidente dottor Scatur e l'altro collega dirigente Armata che lo conoscevano, hanno siglato un accordo con il dottor Rodrigo per farlo entrare in società e dandogli la carica di vicepresidente. Il dottor Rodrigo, forse penso che lo conosce qualcuno, è un top manager che è della società, è responsabile del Sud Europa della società Alibaba, che è un'azienda leader mondiale per piattaforme online di vendita di prodotti, e quindi domenica sarà presentato a capo il nostro presidente, che lui ci teneva tantissimo a venire, doveva venire la prima settimana ma per motivi di lavoro non si è potuto assentare, e questa arriverà penso domani sera, sarà diciamo domenica presente allo stadio, sarà presentato a tutti i tifosi mazzarese. Una novità importante comunque a conferma del fatto che il presidente Franzone punta innanzitutto a rafforzare la società. E sì, poi questo dobbiamo di seguito dare tutto atto il resto al nostro presidente. E allora sulla partita? Sulla partita niente da eccepire, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita e tra l'altro io sono sempre convinto che, ecco qua, che quando Rosella è in forma sulla fascia difficilmente riescono a tenerlo e riesce a fare dei cross che sono deliziosi. Poi tra l'altro quasi tutti i ragazzi hanno giocato un'ottima gara, si sono sacrificati perché loro sapevano che questa era una partita per noi importantissima, e lì mancano un paio di azioni che non ci sono perché ci sono state due palle che il portiere del Monreale è stato proprio al top domenica, prendendo pure dei gol, ne ha almeno salvati 4-5, poi a tu per tu di piede si è buttato in un lato con Favaro, non ricordo chi era il calciatore nostro, diciamo che i ragazzi hanno veramente capito che domenica si doveva vincere e si è vinto. È servito allora forse quel faccia a faccia che c'è stato martedì scorso, due giorni dopo la sconfitta casalinga con il Cusse, quando il presidente Franzoni è arrivato in città, per richiamare tra virgolette un po' tutti, per insomma, stimolarli anche un po', giocatori, staff e tutto l'ambiente? Ma diciamo che non è tanto il faccia a faccia, il presidente è sempre vicino alla società, il discorso è far capire alla gente, cioè alla gente come calciatore, che la città rispondeva e risponde tuttora, perché noi abbiamo avuto nelle ultime settimane incrementi di spettatori, quindi fare una brutta figura rischiamo anche di tutto il lavoro che hanno fatto loro o che vorrebbero fare viene a mancare, quindi c'è stato un chiarimento solo in questo, anche perché fino ad oggi niente si può dire ai ragazzi, anche perché noi conosciamo Totò Brucculeri, il nostro mister, che tipo di preparazione fa, e quindi cominciando in ritardo nelle prime due o tre gare avranno sentito i carichi di lavoro. Esatto, i carichi di lavoro. Io sono convinto che da domenica prossima ci sarà un Mazzara diverso e mi auguro che possa finire fino alla fine, tenere testa alle altre società. Tommaso. Sicuramente è un Mazzara che ha dato un'ottima risposta sul campo alle critiche piovute in settimana e che sicuramente ha dimostrato contro il Monreale di saper vendere cara la pelle e saper dimostrare quanto di buono
fatto in settimana con mister Bruculeri e soprattutto quanto di buono fa la società e il gruppo. E una formazione abbastanza solida, una formazione con ottime individualità e che in questo inizio di campionato ha forse peccato di continuità, se così possiamo dire, visti gli scivoloni contro il Dattilo e contro il Cus Palermo, che non sono perfettamente in linea con quanto fatto vedere ad inizio di questa stagione, quando il Mazzara riuscì ad avere la meglio e a far fuori dalla Coppa Italia una delle formazioni più quotate di questa stagione, quale il Marsala. È una squadra che ha bisogno di recuperare ritmo e la vittoria di Monreale sicuramente rappresenta, la vittoria del Santo Canale rappresenta sicuramente un buon viatico e sicuramente nei prossimi mesi la società, qua c'è il nostro amico Vito Denaro, al quale forse possiamo chiedere conferma, proporrà nuove pedine provenienti dal mercato, così come lo è stata Di Simone. A la società è sempre attenta. Esatto, così come lo è stato con Di Simone, che sicuramente è un'alternativa importante, poiché il Mazzara quest'anno pecca di giocatori classe 99, forse a parte Sciara qualche difficoltà nel ricambio, lo si è visto a Dattilo nel ritorno di Coppa Italia, dove Sciara era squalificato. Sicuramente qualche defezione in meno avrebbe fatto comodo a mister Bruculeri, che però adesso nella prossima gara contro il Camarat, dove recupererà Sbalamarana e dove Rosella e Licata sono in dubbio ma hanno buone chance di poter giocare, dove ha ripreso definitivamente il suo posto fra i pali di Carlo, autore di un'ottima prestazione contro il Monreale, sicuramente preannuncia una partita positiva e dà 3 punti per cominciare a rincorrere chi sta scappando sopra. Pino Licata, possiamo dire che forse il campionato del Mazzara è iniziato domenica scorsa a Palermo? Ma forse perché c'è l'entrata del nuovo top manager. No, per via della preparazione, magari anche gli effetti della preparazione. La via della preparazione è un po' tutti che ce l'hanno, questa via della preparazione, per cui come ce l'ha il Mazzara, ce l'ha il Marsala, ce l'ha il Licata, chiunque all'inizio soffre un po', quindi io credo che siano alibi per tutti, mi riferisco un po' superficiale prendere queste alibi di dire la preparazione è iniziata in ritardo. La mia non è vabbè, ma ogni allenatore ha la sua preparazione, scusami, però la mia io non voglio fare non è il polemica, Vito, però dico tutte le squadre hanno problemi di preparazione all'inizio, perché c'è chi per qualche giorno in più, per qualche giorno in meno, perché per chi ha fatto calcio io credo 2-3 giorni non comportano niente, e tutte le squadre hanno problemi di preparazione all'inizio, di amalgama, ecco, e le difficoltà che sono state trovate soprattutto non è, secondo me non era quella della preparazione, se vogliamo parlare specificatamente del Mazzara, ma era quella dell'amalgama, dell'intesa fra i giocatori, fra i vari reparti, e dopo anche delle nuove idee che porta tutto il Bruccolieri, perché ognuno ha un proprio modo e una propria idea di vedere il calcio. Quindi la mia assolutamente non era una polemica per nessuno, era un'osservazione che ho fatto, perché a me il fatto, ecco, l'allenatore del Licata, Galfano, non mi viene il nome, ha detto che domenica gli mancavano 6 giocatori, però lui è andato a vincere lo stesso. Poi questi alibi, siccome ogni volta sento negli anni passati alibi ogni allenatore che viene qua dice mi mancava quello, è giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Comunque la vittoria del Mazzara mi sembra ineccepibile, è una vittoria che ci voleva, un toccasana per l'ambiente, perché nelle ultime partite non avevamo dato grande prestazione. E dopo gli ingredienti per fare bene questo Mazzara ce l'ha tutte. Il pubblico sta rispondendo alla grande, anzi ha risposto alla grande, si sono fatti gli abbonamenti. E la squadra c'è, l'allenatore c'è, adesso c'è il rafforzamento della società, che secondo me forse
il miglior acquisto che ogni società può fare, perché quando arrivano nuove forze significa che la società ha intenzione di fare bene e di puntare in alto, non solamente per adesso ma anche per il futuro, perché io immagino che un top manager che lavora a livello mediatico, non so, di più piattaforme, quindi sarà un pezzo grosso, per cui non è che sei dirigente della Mediaset, per cui penso proprio che questo Mazzara farà bene adesso e per il futuro. Vito Denaro, ti volevo chiedere una cosa io. Si parla di componenti, rosa dei giocatori, allenatore, società. Sinceramente, secondo te, l'obiettivo reale del Mazzara per questa stagione qual è? Ma guarda, io... La salvezza, no, la salvezza a 5 giornate dalla fine, come magari scherzando ha detto il Presidente Franzone? E bene o male, ormai occupo a livello dirigenziale da diversi anni anche altre società. Diciamo che qua c'è una dirigenza che vuole nel tempo programmare per arrivare in alto. Quindi io ho visto già dall'anno scorso a quest'anno si è visto un notevole incremento a livello dirigenziale, perché voi dovete capire che anche a livello dirigenziale occorrono la gente che lavora, perché... E ti dico che è una società organizzatissima, con a capo il presidente che tra l'altro, anche se non è di Mazzara, ma sta sempre in contatto con i dirigenti, si sa muovere in una certa maniera, poi ci sono nuovi tipo il tesoriere Armada, il dottore Scaturro, Bruno, gente che si sta veramente sacrificando, e tutti gli altri, ora non dico tutti per evitare, siamo in tanti, che si stanno adoperando veramente per cercare tra sponsor, cercare di mettere nelle condizioni la società Mazzara ad avere veramente un futuro roseo. In questo futuro la Coppa Italia può essere un obiettivo reale, perché guarda, già il presidente... è passato un mese, già due turni sono passati, siamo ai quarti, potrebbe... noi siamo reduci da quella bellissima avventura di due anni fa. Che ci ha portato fino il a Firenze. Il presidente non ha detto che non giochiamo, ha detto che giocheremo qualsiasi partita facendo il massimo, quindi come la Coppa Italia, come il campionato, quindi non abbiamo un punto di finale, noi abbiamo quello di partenza, poi vediamo come andrà a finire. Tommaso, forse il Mazzara aver pagato la scelta di disputare una sola amichevole, anche se di prestigio, nel precampionato per la preparazione, per rodare meglio i giocatori? Il problema grosso della nostra donna è che non ci sono, cioè, tu con chi potevi giocare una partita, con una società o professionista, con una società di terza categoria, non è che puoi giocare contro il Marsalone amichevole. E purtroppo da noi i campionati iniziano a ottobre, quindi le seconde, le prime categorie, insomma, c'è stata difficoltà a trovare squadre per poter giocare. O se no dove cercare una squadra professionista? Dico, non era facile. La risposta del pubblico, scusa se Giovanni se no, ma ci mancherebbe, fai benissimo. Gli abbonamenti sono in crescita. Sì, sono in crescita, anche gli sponsor sono in crescita, quindi io dico che quest'anno ci sono tutte le componenti per far bene. Però se magari ci fossero, e questo forse Giovanni sarà d'accordo, o non lo so, se ci fosse magari una maggiore, punta il presidente su una maggiore presenza a Mazzara di capitale, di imprenditoria vicino alla società. Questo fa sempre bene una società. Il presidente l'ha chiesto all'inizio, ma chi vuole entrare a far parte di Mazzara è ben visto, quindi si presenta, che il presidente penso che è disposto a dialogare con chiunque. Pietro Velodata, appena legata, voi sulla Coppa Italia ci puntereste come obiettivo principale o è una competizione da affrontare magari con non troppo sforzo? No, quando sei in ballo bisogna ballare, o non partecipa al ballo, allora agli inviti non partecipa, o se partecipa, come tutte le squadre partecipano per ballare pure bene, per cui noi qualche cosa abbiamo un recente passato dove abbiamo avuto anche delle belle soddisfazioni, no? Non dimentichiamo che fino a quello sciagurato rigore noi eravamo in campo nazionale una delle squadre migliori, più organizzate. Queste cose non è che ci dobbiamo dimenticare solo perché si è perduta quella partita, si ci deve puntare. Io invece, tornato al nostro campionato, mi auguro che il Mazzara possa continuare ad incamerare una serie di vittorie per consentire al tifoso appunto di avvicinarsi sempre più, perché diciamoci la verità, un po' di fortuna nell'oscillare il calendario il Mazzara lo ha avuto, perché nelle prime 7-8 giornate incontreremo squadre alla nostra portata,
le bighe del campionato come il Marsala, il Licata, il Canicattini incontreremo dopo la decima giornata il Canicattini in verità alla settima tra tre partite, una per le altre incontreremo per precisione la penultima il Marsala addirittura, adesso c'è il Camarat, dico, poi l'Atletico Campofranco, esatto, il abbiamo la possibilità di fare 2, 3, 4 risultati positivi in modo da dare più stimolo all'ambiente, più stimolo ai dirigenti e più stimolo anche ai tifosi. Io credo che il momento è favorevole. So che il Mazzara sta tornando anche sul mercato con qualche giovane da mettere dentro, perché in effetti il tecnico si è trovato in grande difficoltà in queste partite quando doveva sostituire qualche giocatore, perché se trattava di under in panchina ne aveva poche di un certo livello che potessero fare la differenza. Giovanni, se vi consiglio, devo fare anch'io un annuncio, unendomi a Vito Denaro, che ci sarà oltre alla presenza di Rodrigo Foresio in tribuna, ci sarà il ritorno, questa è una piccola novità, delle bandiere che saranno esposte sopra la curva sud, che potranno essere ammirate dagli automobilisti, dai passeggiatori. Questo è l'annuncio a Marcordo, perché non capitava da tanto tempo. Non capitava da tanto tempo. Quando ero piccolino si passava lì il giorno della partita, si vedevano le bandiere. Le bandiere del Mazzara, della squadra che giocava contro. Fummo noi l'anno scorso a denunciare questa manchevolezza che quante problemi abbiamo avuto a montare le bandiere, cioè addirittura montare, siccome erano tutte cose. C'è stato un paio di dirigenti e qualcuno vicino a qua che ha montato un ponte. Ma guarda caso, questo comune di Mazzara, quando per 35 anni c'è stato un solo custode, non solo metteva le bandiere il sabato, ma rastrellava il campo qua, che era in terra battuta, lo rendeva idoneo. Ora mi pare che più siamo e meno produciamo. Le bandiere saranno quelle dell'Italia, della Sicilia e di Mazzara. Una volta erano quelle dei colori del Mazzara e della squadra che giocava contro. Una bella novità. Pino Licata? Allora, no, la domanda era se il Mazzara doveva puntare più o meno alla Coppa. Io credo che il Mazzara deve puntare non solamente alla Coppa, ma quantomeno a vincere il campionato o quantomeno arrivare nella zona playoff. Quindi il Mazzara ha tre obiettivi. E la Coppa che secondo me la Coppa è una strada pure anche breve in termini di gare da arrivare a vincere, e quindi il Mazzara, visto l'esperienza passata, il Mazzara può arrivare con un po' di fortuna e con le capacità dei giocatori, dell'allenatore, di tutto l'ambiente, può arrivare anche a vincerla, ed è una. Dopo c'è la zona playoff, che può raggiungere anche facilmente, perché non credo che squadre come la Parma o il Caccamo o il Canicattì possano insediare quelle essere fra le prime quattro. Quindi il Mazzara dovrebbe esserci, se non addirittura arrivare prima, visto il calendario anche favorevole che c'è, perché avere il primo tratto di campionato, avendo squadre abbordabili, per cui può fare può prendere una certa distanza dalle prime. Quindi il Mazzara ha tutto da giocarsi, può puntare benissimo su tre fronti. Domenica intanto, Vito Denaro, c'è questo incontro con il Camarat, ne parlavamo, di mister Renato Maggio, un allenatore che la sa allunga. Ne approfitto per dire che la prevendita è tuttora in corso al Bar Stadio, prezzi soliti, 10 euro per la tribuna coperta, 5 per la curva, il settore ospiti gratis, gli under 14. Domenica bisogna vincere contro il Camarat. A che ora è la partita? Alle 15.30. Sì, fino all'ultima settimana di Esa. Fino a quando non cambia l'orario. Non cambia l'orario, alle 15.30. Noi ce lo auguriamo tutte, io ho visto in settimana bene o male i ragazzi allenarsi, il clima c'è, la volontà c'è, sono tutti concentrati, quindi mi auguro che si possano racimolare questi tre punti e poi andare avanti. Allora, chiudiamo il capitolo Mazzara, ne apriamo un altro, quello relativo all'Alcamo,
in settimana le dimissioni di mister Guida, si parla di problemi nei rapporti con la squadra, Alcamo che in vista della partita di domani contro l'Alcamo gioca domani, mi sono perso qualcosa, con il Monreale la partita verrà giocata in anticipo a Casteldaccia perché la formazione bianconera ha il solito problema dell'indisponibilità dello stadio Lelio Catella, soluzione interna per domani, poi lunedì si verrà annunciato il nuovo allenatore, due i nomi in ballo, uno è quello di Nicola Terranova, l'altro è quello di Davide Boncore, ne parleremo comunque dopo aver visto il servizio relativo alla partita. Termina 2-2 la sfida tra Cus Palermo e Alcamo al termine di un match molto emozionante che parte subito al sesto col colpo di testa di Stassi che finisce alto all'ottavo, grandissima azione alla mano del Cus Palermo col cambio di gioco su Costa che stoppa la sfera, punta diretta avversario, la porta sul sinistro, il pallone troppo debole. Al quindicesimo gran tiro di Cerniglia, il migliore in campo assolutamente, Premuda la manda in angolo e al diciannovesimo il vantaggio, il gol di Alletto che di testa porta in vantaggio il Cus Palermo, grande festa, l'abbraccio con la panchina e poi la sua solita esultanza che va un po' a ricordare come non sempre, insomma, l'addominale scolpito sia sintomo di giocatori ad alti livelli e lui esulta così. Poi è lui che sfiora l'autogol, incredibile, la palla termina a lato e poi il grande bivio della partita. Al 28esimo Arena la dà al Mercanti, sarebbe stato il 2-0, la partita sarebbe cambiata completamente e invece al 40esimo c'è questa uscita sbagliata di Premuda e Catania la può mandare in gol a porta sguarnita di testa per l'1-1 che quindi cambia completamente il copione dell'incontro. L'ultima occasione però è del Cus, Mercanti la mette al centro, Costa forse disturba un po' l'ala che la manda al lato praticamente a botta sicura e poi un disimpegno errato della formazione giallorossonera al 18esimo della ripresa che apre la strada alla doppietta di Catania col gran lavoro di Cerniglia e la formazione bianconera che passa in vantaggio, ribalta tutto, ma al 25esimo è ancora a letto con un gol stratosferico, Cipolla dalla destra, colpo di testa incredibile di Alletto che la manda all'incrocio, traversa rete, esplode la panchina, sempre lui a mostrare l'addome tra virgolette e poi la grande esultanza del centrale, goleador di Giancarlo Ferrara, ma è l'Alcamo a chiudere avanti, Catania sfiora la tripletta, la manda a lato, Premuda in uscita non c'era arrivato, poi sempre Cerniglia, guardate che si accentra col mancino, Premuda la manda in angolo e poi a due minuti dalla fine, al 47esimo, la palla che arriva ancora lui, Cerniglia la manda alta, il Cus Palermo sale a 7 punti, l'Alcamo a 5. Pietro Vellutato, un Alcamo che ha provato e ha avuto anche la chance di vincerla questa partita, un risultato positivo comunque in trasferta contro un ottimo Cus Palermo che non faceva presagire assolutamente quello che poi sarebbe accaduto con le dimissioni di Guida. Ma appunto l'Alcamo è tutto un enigma, tutto da scoprire perché a livello societario pare che non ci sia una continuità, una stabilità all'interno della società, pare poi. Dimissione ora dell'allenatore, mi pare ci vorrebbe una dimissione del presidente. Il presidente per un problema legato all'indisponibilità dello stadio, ma comunque una protesta contro l'amministrazione di Alcamo. Non si capisce anche come mai un'amministrazione non abbia provveduto in tempo a mettere a disposizione dello sport più popolare del mondo quelle che sono le strutture. Io questo gli do ragione alla presidenza. Pretendete che noi perdiamo tempo e mettiamo soldi di tasca e poi chi di competenza non ci dà l'infrastruttura per poter lavorare. Ma sono problemi che esulano dal calcio giocato. Ora con questa dimissione chi andrà a sostituire l'allenatore? E l'allenatore che verrà ha il tempo tecnico, visto che ogni domenica deve giocare, di poter dare di nuovo un assetto alla squadra, perché ogni tecnico ha il suo modo di giocare. Però questo non deve essere una moda per i vari allenatori. Io uso il 4-4-4, il 5-5-5 o il 4-3-2. Tu devi essere così intelligente da vedere prima gli uomini che hai a disposizione e poi dire in base a questi uomini potrei fare questo modulo di gioco. Perché se tu vuoi fare un gioco per esempio sulle fasce e non hai terzine che sono veloci, intelligenti e tecnici nel fare la sovrapposizione,
nel sapere crossare. È inutile che dice io preferisco il gioco sulle fasce per poi rientrare, ma ce l'hai queste uomini. E allora io consiglierei a tutti, tecnici, giovani e meno giovani, prima di esprimersi, guardati la squadra, guarda le caratteristiche dei tuoi giocatori e poi dice in base a questi giocatori potrei attuare questo metodo. Vito Denaro, si parla in queste ore di Nicola Terranova, ex Mazzara, ex Alcamo, e di Davide Boncore, mazzarese che lavora in Sardegna, ex fratello di palermitano, fratello di Tony Boncore, ex capitano dell'Alcamo, con cui ha già vinto un campionato. Tu chi vedi di più sulla panchina dell'Alcamo? Ma guarda, io cioè, sinceramente lì è una questione. Sarebbe comodo il Terranova, anche perché conosce bene, perché già da 3-4 anni che è in gioco, ha fatto bene. Nulla da togliere a Davide Boncuore, che è un ottimo allenatore, che però è da quasi 5-6 anni che è in Sardegna, quindi diciamo che l'ambiente nostro non lo conosce, sicuramente conoscerà tanti altri giocatori. Dico però, sai, il discorso dell'allenatore, le condizioni, se accettano, se non accettano, quindi non è facile. Dico, io sinceramente prenderei Terranova, ma per il discorso che già da 3-4 anni ed ha fatto pure bene in questi campionati, sia con la Folgore che col Mazzara, diciamo che si è ben distinto, quindi però poi tutto sta alla società che cosa vuole fare. Quando si parla di problemi con la squadra, secondo te a che cosa ci si può riferire? Ci sono problemi in società, problemi per la squadra, è come l'ultima volta c'è stato Angelotti che si è stato esonerato per problemi con la squadra, ma lui aveva problemi con la società, quindi non gli davano la possibilità di avere decisione, quindi problemi con la squadra sono sempre relativi, perché se tu hai una buona dirigenza, eccetto che non siano 20 giocatori tutti contro l'allenatore, dico poi. Sicuramente, tra l'altro, le dimissioni, non è stato esonerato, quindi il problema c'era, sicuramente non aveva un interlocutore tra la società e quindi si trovava molto in difficoltà. Tommaso. Dire problemi con la squadra è dire poco, anche perché problemi con la squadra significa che un allenatore non possa arrivare a mettersi d'accordo internamente con i componenti della propria rosa, del proprio organico, e mi stupisce come un presidente possa in tal caso possa decidere nel mandare via l'allenatore o non trattenerlo, come lo è stato in questo caso di Guida che si è dimesso. Probabilmente era un complesso di cose che non andavano ad Alcamo, una partenza forse dalla quale ci si aspettava di più, pochi punti, qualcuno perso per strada, e adesso la società bianconera si trova a ricostruire una stagione dalla quale manca anche la base del terreno di gioco. Sia Terranova che Boncore potrebbero essere due ottime soluzioni per la grinta, la voglia di fare e la capacità di portare al termine e bene le missioni che gli si affidano. Direi molto di più Nicola Terranova, anche perché è una soluzione in casa, si può dire, essendo anche vicino geograficamente, vista l'assenza dalla Sicilia della seconda scelta Boncore. E soprattutto perché una squadra come l'Alcamo in questo momento ha bisogno della sua grinta e della sua verve, della verve di Terranova. Pino Ricata, velocissimamente sull'Alcamo, che abbiamo ancora l'ultimo servizio da vedere. Credo che comunque che sia stato un po' troppo affrettato, che l'allenatore sia stato, diciamo, in un certo qual modo esonerato. Anche non se è stato esonerato. Vabbè, anche se si è dimesso. Però non lo possiamo dire in certo qual modo, diciamo, si è dimesso. Si è dimesso, però cioè, alla fine, dobbiamo dire cose che non so. Sì, alla fine penso proprio che sia stato troppo affrettato, quindi qualcosa che non quadrava proprio in casa Alcamo, forse si aspettavano qualche punticino in più e allora, visto il malcontento, ha preferito lasciare. E per quanto riguarda l'allenatore, io penso che Nicola Terranova sia quello più indicato, anche oltre ai campionati già
esperto di queste campionate, conosce bene l'ambiente, conosce il girone, conosce il giocatore, lo vedo adattissimo, anche perché l'Alcamo ha una buona squadra, una buona intelligenza e giovane che vogliono imparare a giocare a calcio, e lui secondo me è adattissimo. Abbiamo l'ultimo servizio da vedere, o meglio l'intervista realizzata a Mister Maggio, allenatore del Camarat, dopo la vittoria casalinga della sua squadra per 3-0 contro la sua ex squadra, ovvero il Mussomeli. Prima vittoria, un secondo tempo eccezionale, il primo ti hanno fatto un po' innervosire i tuoi ragazzi. Ma è anche vero che dobbiamo dare merito al Mussomeli, hanno fatto un primo tempo più attenti, più vogliosi di fare il risultato. Noi eravamo un po' intimoriti, tesi, perché la posta in palo era alta. Poi i ragazzi si sono sciolti nel secondo tempo, sinceramente non c'è stata partita, hanno dimostrato che sono ragazzi che possono fare benissimo l'eccellenza, e la soddisfazione più bella è quella che iniziano a dare dei frutti e delle soddisfazioni al mio pubblico. Appunto un Camarat che coglie i primi frutti, dei bei frutti, e devo dire che anche quando ha perso o ha pareggiato è uscito sempre a testa alta, ha fatto sempre la sua bellissima figura. Ma io l'ho detto, il nostro scopo quest'anno era quello di intanto di dare visibilità al nostro paese, poi di lavorare molto sui giovani di Camarat, che voglio sottolineare sono l'unica società in Sicilia che fa l'eccellenza con 15 ragazzi locali. Sono consapevole che posso andare in determinate scie di sconfitte, ma l'obiettivo, quello mio principale, di Mister Di Marco e della società, è di valorizzare i ragazzi. Noi siamo consapevoli che intanto daremo l'anima gara dopo gara, poi se sono più bravi è giusto che vincono, come ha fatto domenica Licata. Finisce 3-0, siamo col mister del Mussomeli, Marco Aprile. Mister, dopo un primo tempo promettentissimo, finisce 0-0, avete sbagliato il rigore. Cosa è successo nel secondo tempo? Un calo incredibile. Ma Tonino, guarda, è un calo, è difficile trovare sempre le parole, mi verrebbe di dire non parole belle, parolacce, perché obiettivamente dopo le prime tre partite si potevano dare delle colpe un pochino più pesanti a qualche ragazzo. Dico, onestamente la partita di oggi, tu l'hai vista, a Palermo si dice il pallone cornuto, scusatemi il termine, ma è obiettivamente così, perché quando un primo tempo come quello di oggi finisce 0-0, dove hai tante palle per passare in vantaggio, quella più clamorosa con il rigore, la sbagli, rientri in campo e un giocatore che stava per essere sostituito fa due gol in tre minuti su un calcio piazzato perché ce lo siamo dimenticato dentro l'area di rigore, ti fa capire come di certo non c'è niente. Ti ripeto, il primo tempo è stato secondo me a senso unico, e se c'era una squadra che doveva chiuderlo in vantaggio eravamo noi. Purtroppo quando si sbagliano tanti gol poi rischi che a prima occasione, come è capitato su un calcio d'angolo, su una dormita un pochino generale, prendi il gol. Poi ovviamente il nervosismo che scaturisce anche dalle sconfitte precedenti la fa da padrona, fa rabbia, perché è proprio un risultato non bugiardo ma di più. Vito Denaro, secondo te Renato Maggio che trappola avrà preparato per Brook e per domenica? Io penso, come dice giustamente Renato Maggio, c'ha un gruppo di giocatori locali, quindi l'unica cosa è la voglia di giocare e basta. Vedremo cosa accadrà domenica, siamo davvero in chiusura, abbiamo il tempo di vedere il quadro delle partite in programma. Si gioca la quinta giornata del girone A del campionato d'eccellenza, in programma Atletico Alcamo, Monreale, Castelbuono, Cus Palermo, Casteldaccia, Pro Favara, Dattilo Marsala, Licata Canicattì, Mazzara Camarat. L'arbitro di questa partita sarà il signor Gianluca Livigni della sezione di Palermo, e poi Mussomeli, Atletico Campofranco e Parmonbal Caccamo. È davvero tutto per questa settimana, a me non resta che ringraziare Pietro Vellutato e Pino Licata, con cui ci rivedremo venerdì prossimo, e ringraziare anche Vito Denaro, segretario del Mazzara Calcio, e il collega giornalista Tommaso Ardagna. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito da casa, un buon proseguimento su Televallo.